Mattias, un peccato perché insomma, abbiamo giocato nettamente meglio del Parma. Dispiace che non siano bastati 3 gol per portarla a casa oggi. Sì, sì, sapevamo che sarebbe stata una partita complicata e abbiamo fatto la partita. Purtroppo ci siamo trovati 3 volte in svantaggio, ma siamo stati bravi e coraggiosi a riprenderla. Volevamo vincerla, ma alla fine accettiamo il pareggio. Senti, un altro gol importante per te, credo che questo abbia una dedica speciale però. Sì, sì, sono contento, ma soprattutto perché era importante muovere la classifica. Sicuramente la nascita di mio figlio mi ha portato grande fortuna. Ti chiedo cosa succede dietro, perché sono veramente tanti i gol che prendiamo e spesso, perdono dalla tribuna, appaiono anche un po' ingenui. Sì, purtroppo oggi siamo stati meno bravi del solito sulle palle native. Ci sarà da lavorare, da correggere in settimana, ma era importante alla fine non perdere questa partita. Abbiamo mosso la classifica, bisogna continuare perché ancora il campionato è lungo. Mattias, come l'hai visto Iachini negli spogliatoi? Cosa vi ha detto? Qual è stata la sua prima analisi, insomma? Ma ci ha incitato soprattutto tra primo e secondo tempo, perché comunque eravamo stati anche sfortunati sugli episodi, perché comunque penso che la partita l'abbiamo fatta noi dal primo all'ultimo minuto. Ci ha detto di insistere sulle nostre cose e alla fine la partita è stata ripresa e niente, accettiamo il pareggio per come si era messa alla fine, è un punto importante. Senti, che cosa è successo su quel gol nel finale di primo tempo? Insomma, nessuno ha visto il minuto di recupero segnalato dall'arbitro, avete protestato, tu che eri in campo, se ci puoi dire, insomma, se hai capito anche tu quello che è successo? Ti dico la verità, non ho capito bene, però noi, cioè, gli arbitri non li lasciamo stare, quindi dobbiamo sicuramente cercare di commettere meno errori, di essere più bravi su alcune situazioni, anche perché ci lavoriamo tanto in settimana, ci dobbiamo lavorare ancora, niente, riusciremo a correggere in tempo per far meglio. Ogni volta che il Parma è passato in vantaggio, si è abbassato, voi siete forse stati bravi a crederci ogni volta dopo ogni gol subito, è stata anche questa la chiave secondo te? Ma sì, ma loro hanno fatto una partita di attesa, noi abbiamo provato sempre a far gioco, ci abbiamo sempre creduto fino alla fine, sapevamo che sarebbe stata difficile, un avversario comunque tosto, e niente, dobbiamo continuare su questa strada, sicuramente provando a far meglio dalla prossima, che sarà ancora più difficile. Sì, intanto ti facciamo i complimenti per il primo gol in Serie A, un gol importante, però la partita la si legge in maniera molto strana, dove l'Empoli ha fatto molto 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 bene, però non siamo andati oltre il pari. Sì, abbiamo fatto una grandissima partita, però siamo mancati nel dettaglio, perché su 3 palle native abbiamo preso 3 gol, senza concedere un tiro in porta, perché se tolte le azioni su palle native non abbiamo concesso praticamente niente. Quindi dobbiamo essere più bravi a non concedere neanche questo, a stare più attenti sul particolare, sul dettaglio. Senti, ci racconti un po' il tuo gol, come è andata, te la sei ritrovata lì e poi se c'è una dedica speciale? No, ma ti dico, all'inizio non capivo neanche se era gol o non era gol, perché subito ho visto l'arbitro così e ho detto, sta a vedere che me lo annullano. Però, no, sicuramente sono contentissimo perché il primo gol in Serie A, no, la dedica alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutti quelli che mi sono stati dietro per il recupero dell'infortunio, quindi dallo staff del Sassuolo, medico sanitario a comunque chi mi ha operato e tutti, quindi sono contento così. Al di là del gol è un momento positivo per te, perché da quando giochi con la Lazio hai sempre fatto buone prestazioni, il gol è il coronamento, un po' la ciliegina, però si vede che stai bene mentalmente, fisicamente, tu la leggi così anche te? Sì, 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 ma ti dico, poi i risultati non ci stanno dando ragione, però secondo me... Guarda anche a te stesso. Sì, sì, no, però io parlo prima di tutto di squadra, poi individualmente, perché abbiamo fatto secondo me buone partite sempre di squadra. Anche col Milan, che abbiamo perso 3-0, però fino al primo gol era una partita equilibratissima. Poi ci siamo un po' persi dopo il gol, però abbiamo fatto sempre buone partite, quindi sono contento anche delle mie prestazioni e spero di continuare così. Chris,
Cristian, chiedo anche a te, Iachini cosa vi ha detto a fine partita? Perché Silvestre per esempio ci diceva che vi ha caricati particolarmente all'intervallo. Io vorrei capire un po' l'analisi finale però del mister, se c'è stato e qual è stato. No, ti dico, a fine partita parla raramente, secondo me giustamente, perché poi... Esatto, così magari rischi di vedere cose in maniera distorta. A fine primo tempo ci ha caricato, ci ha detto di lasciare perdere, perché magari qualcuno parlava un po' del minuto di recupero, non minuto di recupero, quindi ci stavamo un po' distraendo. Lui ci ha detto lasciamo perdere arbitro, lasciamo perdere tutto, siamo concentrati che se continuiamo così comunque la recuperiamo. Poi siamo stati bravi a recuperarla, siamo andati 3 volte in svantaggio, siamo stati bravi a recuperarla tutte e 3 le volte, potevamo magari... puntare a qualcosa di più del pareggio, ormai è andata così e pensiamo alla prossima. Si riparte appunto da questo spirito, no? Perché ora si entra in un periodo decisivo del campionato e la grinta, no? la voglia, la forza di recuperare servono in questo momento. Sì, infatti sicuramente ciò che terremo da oggi, a parte il punto che comunque fa comodo, è lo spirito che abbiamo dimostrato, è il carattere, perché andare sotto 3 volte, ripeto, recuperare 3 volte non è facile. Quindi partiamo da questo e puntiamo a migliorarci nelle prossime partite. Però nell'ottica appunto di migliorare, di capire anche un po', no, quello che succede dietro, perché i gol che prendiamo spesso e volentieri sembrano un po' figli di alcune ingenuità. Sì, diciamo che oggi su palle inattive, nel senso, sono episodi, ma come abbiamo fatto gol noi, per dire il mio gol è stato su un calcio d'angolo e respinta, l'hanno fatto loro, sono palle che rimangono lì e ci sta in una partita, però noi dobbiamo essere ancora più concentrati, ancora più cattivi a non concedere neanche questo, perché è un momento in cui concediamo 1 e paghiamo 1, quindi concediamo 3 e paghiamo 3. Esatto, quindi non dobbiamo concedere neanche 1. Ok, grazie. L'ultima, se posso, difesa 3, centrale sinistra, difesa 4, terzino sinistro, hai padronanza nel ruolo, come ti senti? No, quale magari delle due posizioni preferisci così? No, ma ti dico, io mi sento, nel senso, mi trovo bene in tutti e 2 i ruoli, parto da terzino sinistro, ho giocato anche centrale, terzo centrale, quindi nel senso posso fare entrambi i ruoli, poi cercherò di farmi trovare pronto in entrambi i ruoli se ci dovesse essere bisogno.